Giovanni, Ferrari Filippo, Pugliese Matteo, Farmani Giuseppe, Calestani Davide, Fontani Simone, Vera Mario, Gerardo Andrea, Cocci Marco, Benito Tommaso, allenatore Panarini Fabio. Avete posto un po' tutto in casa Pantalese, non avete passato il turno, ma anche stasera, cioè, si è visto che il settore giovanile della Valta è un settore giovanile importante. Eh sì, quest'anno, questa sera c'era in campo tutto quello che ci poteva essere e quindi penso che ci sia visto, senza nulla togliere che ha giocato fino adesso, però qui c'è qualche buonissima individualità, tanta esperienza, perché sono tutti i ragazzi che hanno giocato, hanno fatto tutto il campionato di prima. Sì, già l'anno scorso avevano fatto della prima l'anno scorso. Sì, quindi un anno in più sulle spalle, tanta roba. Comunque penso che abbiamo giocato, siamo tutti qua per giocare al calcio e penso che abbiamo giocato al calcio tutte e tre le partite. E avete fatto stasera avete fatto davvero un'ottima figura. Avete avuto un po' di sfiga nell'altra partita, però obiettivamente, cioè, si vede, sai che questo è un torneo abbastanza difficile, cioè tra i minori regionali e i minori nazionali, e però, cioè, la Valta fa sempre la sua ottima figura e io di questo sono contento, perché sai che già da quando la Valta non era nei regionali la invitavo, perché ho sempre considerato che fosse uno dei settori giovanili da tenere in considerazione per il fatto che riempie una valle, cioè, e in più è anche isolato, perché o lì o giochi in valle o non giochi, no? Il 99% è così. Sì, sappiamo benissimo i problemi che ci sono nella nostra Sì, sono di comunicazione, perché Bogotà o Bedogna non si scopre niente di nuovo. Perché 80 km, cioè. Però bisognerà essere fiduciosi e proseguire su questa strada. Penso che usciamo a testa alta, avendo fatto un'ottima figura, avevo chiesto ai ragazzi questa sera di portare a casa il risultato, divertendoci, giocando al calcio per riuscire a arrivare al secondo posto, che non ci serve a niente, però è bello, dai, è bello andare a casa, siamo arrivati secondi in questo girone che era difficile, pensando che abbiamo giocato, si può dire, alla pari con tutti, perché anche col Colorno penso che sia stata l'individualità a aver vinto, non la squadra, perché di squadra ci siamo comportati, penso, in una maniera ottima. Sono contento per tutti, per quelli che sono scesi dalla prima squadra, soprattutto per quelli che hanno giocato tutto l'anno, che anche stasera quando sono entrati hanno dato un ottimo apporto a questa squadra e gli servirà molto, queste partite gli servono molto per migliorare, per vincere, provare a fare un ottimo campionato l'anno prossimo. Ti faccio in bocca al lupo, credo. Mi complimento con te perché sai cosa penso di te. Tutto in bene, ok. Grazie. Ciao mister, grazie. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Allora, ti dovrei fare domande che faccio sempre a tutti, dove sei cresciuto, ma c'è Borgotaro, Voltarese. Sì. Sempre giocato da piccolino nel Borgotaro, poi dopo che c'è stata la fusione, poi siamo passati nella Voltarese. Ok, adesso qua sono 5 anni ormai che c'è stata la fusione, 4, 5. Sì, forse qualcosa di più, comunque sì. Ormai un po'. Ah. E ti volevo dire, stasera finalmente abbiamo giocato una bella partita, grazie anche a tutti i ragazzi che sono venuti giù dalla prima squadra, che finalmente hanno avuto l'opportunità di giocare tutti insieme. Abbiamo giocato bene stasera. Avete fatto un'ottima figura, specialmente sì. Il secondo tempo avete davvero dato, l'ho detto anche col tuo mister, cioè il segnale di com'è questo settore giovanile, delle potenzialità che ha la Valle a livello di calcistico, anche perché in dialetto parmigiano si è anghietto. Sì, comunque dobbiamo, essendo un po' isolati, dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo su. No, ma parlo anche del fatto di, cioè, che il calcio è proprio lo sport nazionale della Valle, sentito, sì,
con tanto campanile anche, perché non dobbiamo dimenticare che ci sono anche tante altre squadre lì. Sì, cioè, certo, ce ne sono un po' anche di prime squadre. E comunque. Però il settore giovanile, a parte qualcosina Bedogna, è tutto Valtarese. Sì, tutto Valtarese. Mm-mm. Niente, ti faccio i miei complimenti, lo faccio anche la Valtarese come sempre. E niente, ci vediamo poi. Okay? Grazie mille. Ah, non ti ho chiesto. Convocazioni quest'anno, gol in prima? Sì, convocazioni tutto l'anno, ho sempre fatto sia il sabato con i juniores che la domenica, e ogni tanto giocavo. E gol ne ho fatto uno con la prima squadra, ne ho fatto uno in coppa e poi uno col Sant'Ilario, una delle ultime giornate. Beh, quello non vale. Però, ma sto scherzando. Si conta tutto, dai. Goal, io marcavo anche quelli in allenamento. Sì, dai. Ti saluto e ti ringrazio. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Castellani Davide. Allora, ti sei divertito stasera? Ma sì, è andata un po' come è andata, poi purtroppo il secondo tempo è andato un po' calando, siamo un po' tirati indietro, insomma, però dai, c'è la premiera del primo tempo, purtroppo. Poi questi hanno fatto il campionato regionale, noi non tutti siamo d'età, molti sono 2002-2003, sì, quindi c'è solo da fargli complimenti per la partita. Anche a voi, sì, appunto, c'è da fare solo i complimenti, perché siete con i ragazzini e avete fatto davvero un'ottima impressione. Tu dai, raccontami di te. Ma io quest'anno sono andato per il primo anno a Castellana Fontana, ho fatto l'anno junior, ci siamo qualificati per le fasi finali del torneo, purtroppo siamo volati fuori e niente. E gli altri anni dove sei stato? Gli anni prima ho fatto 4 anni in Borgonovo, dove ho fatto interprovinciali, provinciali e regionali, buoni successi anche lì, cioè nel senso buone prestazioni e nient'altro, ma quest'anno è stato proprio un salto di qualità, ringrazio anche mister Zerbini che ci ha dato una grossa mano a livello di test e di tecnica e di tattiche soprattutto, quindi anche merito suo siamo arrivati dove siamo arrivati. Ah beh, avete fatto un'ottima figura, perché era un po' che non ricordo squadra di Piacenza arrivati, esatto, alle finali regionali. No, abbiamo portato un po' in alto il nome di Piacenza, era un po' di anni che non ci arrivava, ci siamo riusciti, quindi siamo più che soddisfatti, era il nostro obiettivo e l'abbiamo raggiunto. Hai avuto delle convocazioni in prima squadra? Sì, ho fatto diverse convocazioni, 2 presenze. E ringrazio anche mister Costa per la possibilità. Adesso si tifa per la prima squadra perché c'è la possibilità del campo. Esatto, si gioca tutto per tutto, quindi si fa il tifo. Niente, ti faccio bene in bocca al lupo. Ciao e grazie. Grazie a voi. Ciao. Thank you.
Si è conclusa l'avventura, diciamo, il primo anno che partecipate, spero che vi siate trovati bene e per il resto stasera ho visto che c'erano in campo tanti ragazzini. Come sempre. Come sempre. E qualcuno è bravo però. Sì, qualcuno sì. Diciamo che sono un paio di 2002 interessanti che sono già stati provati nella società, due sono invece già della società. Peccato stasera, abbiamo fatto bene il primo tempo, poi il secondo tempo purtroppo l'abbiamo perso, giustamente perso, non avevamo più un ritmo, però ci può stare, l'inesperienza, c'erano in campo dei 99 dall'altra parte. Sì, io in mezzo, che hanno giocato tutto l'anno in prima, tra l'altro. Quindi con un portiere che è un 2003, quello che è entrato 10 minuti dalla fine, quindi sono più che contento. Niente, io ti ringrazio mister. Noi speriamo di essere ancora invitati, ci siamo divertiti. Io spero che noi facciamo di tutto per fare di questo torneo qualcosa di diverso, anche proprio il fatto di dare la possibilità, c'è chi viene per vincerlo, c'è chi viene per provare i giocatori dell'anno prossimo, infatti noi diamo prestiti liberi. Noi ne avevamo quattro questa sera. Non c'è nessun torneo così, quindi lo facciamo apposta perché ognuno poi... fa quello che vuole. Lo spirito giusto, insomma. Almeno noi non siamo venuti qua per vincere con nessuna pretesa, solamente di vedere i giovani del prossimo anno. Niente, ti ringrazio davvero tanto, faccio complimenti alla tua società e niente, nient'altro. Grazie a voi per averci invitato. Grazie, ciao. Il 93 ha segnato il numero 16 di Tommaso.